Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache. Allora, apriamo dandovi conto di un'importante operazione, ancora una volta contro la mafia, contro Cosa Nostra. Ci sono stati arresti tra l'Italia e la Germania, 37 arresti. Ed è una importante operazione contro il clan, uno dei clan più potenti della Sicilia, il clan Rinzivillo, il clan di Gela che ha contatto con gli alleati, con il clan Madolina e con i corleonesi di Totorina. Allora, ve lo dicevo, 37 gli arresti tra l'Italia e la Germania, tra le persone arrestate anche un avvocato romano, un uomo dei servizi e un carabiniere del ROS. L'indagine ha svelato ancora una volta gli affari e anche il traffico di droga della cosca e sono state sequestrati beni e società per oltre 11 milioni di euro. Allora, cominciamo da qui. Non c'è solo Italia e Sicilia nella delicata operazione antimafia scattata oggi tra Gela e Roma. Due dei 37 arresti sono stati eseguiti in Germania, accusati di collusioni con una cosca. Ci sarebbero anche due investigatori che avrebbero passato agli indagati informazioni. Due le indagini che hanno permesso di sgominare il clan gelese dei Rinzivillo, uno dei più attivi tra i clan, e con solidi legami con Cosa Nostra. La prima operazione, condotta proprio a Gela, è partita grazie a un arresto per traffico di stupefacenti. Sul telefono dell'arrestato è stato trovato il contatto dell'ex reggente della cosca Salvatore Rinzivillo, che si trovava a Roma e sul quale già stava indagando la DDA della capitale. Da qui il collegamento che ha fatto scattare tutti gli arresti. Nel mirino degli inquirenti il mercato ortofrutticolo romano, del quale i mafiosi avevano preso il controllo con continue minacce ed estorsioni. Le accuse per i 37 arrestati vanno dal traffico di droga al porto abusivo d'armi, all'associazione di stampo mafioso, al riciclaggio. C'erano anche i grandi vecchi a comandare, a dare ordini, Crocifisso e Antonio Rinzivillo, che nonostante fossero al 41B riuscivano attraverso i colloqui con i propri familiari ad interagire con la nuova reggenza. Abbiamo intrapreso le attività investigative proprio nel momento in cui il Rinzivillo Salvatore stava riorganizzando la famiglia mafiosa, cercando di coprire quella vacanza di comando che si era creata nel 2015 a valle di due importanti operazioni di polizia svolte dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Al servizio del boss Salvatore c'era anche un uomo dei servizi e un carabiniere del ROS. L'agente dei servizi è Marco Lazzari, 47 anni, che i mafiosi del clan gelese Rinzivillo chiamavano il Ciccione. L'uomo dei ROS è Cristiano Petrone, detto Cri. Erano le due talpe che l'organizzazione di Cosa Nostra teneva dentro le istituzioni per conoscere le indagini nei loro confronti. Anche loro sono stati arrestati questa notte nella maxi operazione. Sono stati anche sequestrati beni per 11 milioni di euro, tutti attribuibili al clan gelese della famiglia Rinzivillo, che dopo gli arresti del 2015 aveva affidato la reggenza e la gestione degli affari all'ultimo fratello rimasto in libertà. Salvatore Rinzivillo, 57 anni, faceva la spola tra Roma e la Sicilia. In poco tempo, scrivono gli investigatori, nelle oltre 1400 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare, aveva rimesso in piedi l'organizzazione criminale che puntava ad estendere la propria attività e reinvestire i proventi illeciti anche all'estero, in Germania in particolare, dove sono stati arrestati due uomini di punta del clan a Colonia, a Karlsruhe. Qui, nell'asse con Roma, nel traffico di stupefacenti, i mafiosi avevano riattivato i contatti anche con la famiglia degli Strangio, cosca dell''Ndrangheta, che gestiva il ristorante Da Bruno a Duisburg, teatro della strage di agosto del 2007. In Sicilia e Rinzivillo erano riusciti ad avere un ruolo predominante anche nel settore della commercializzazione del pesce e per far ciò avevano stretto un'alleanza con le cosche di Palermo e Trapani, in particolare con un esponente della famiglia Guttadauro, imparentata con Matteo Messina Denaro. Arrestato anche un avvocato romano, Gian Domenico D'Ambra, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Allora, si parla di boss mafiosi e si parla naturalmente di regime di carcere duro, 41 bis. Proprio ieri su questo vi abbiamo dato conto di una circolare che è stata emessa dal DAP e che in qualche modo regolamentava diritti e doveri del detenuto. Ci sono state polemiche, qualcuno ha parlato di un ammorbidimento. Su questo è intervenuto proprio questa mattina durante la conferenza stampa per questa maxi operazione sul clan Rinzivillo di cui vi abbiamo
parlato, è intervenuto il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. E che cosa ha detto? Ha detto non c'è alcuna attenuazione o annacquamento del 41 bis nella circolare del DAP, su cui il nostro ufficio ha espresso parere favorevole, e poi ha aggiunto rispetta in pieno i diritti della persona ed è assolutamente conforme ai principi del diritto interno e internazionale. Dunque queste le parole di Roberti sul 41 bis. Adesso ci occupiamo di una vicenda, di un monumento bellissimo di cui però purtroppo si parla non per la sua bellezza nell'ultimo periodo soprattutto, ma per le polemiche che lo riguardano, ed è la Reggia di Caserta sempre di più vittima di un battibecco tra sindacati e tra il nuovo direttore. L'ultima polemica riguarda i visitatori, troppi secondo i sindacati che dicono danneggia la Reggia, nessun danno dice invece il direttore. Sentiamo. Ancora braccio di ferro tra direzione sindacati alla Reggia di Caserta, il palazzo reale più grande d'Europa. Oggetto del contendere l'eccesso di visitatori, che di per sé sembrerebbe una buona notizia, ma a quanto pare non lo è affatto. Agli occhi dei sindacati, che ne fanno una questione di tutela del monumento, che non sarebbe garantita dal personale insufficiente, dicono, rispetto al numero dei visitatori. Non sono posizioni di contrapposizione nei confronti del direttore, ma sono suggerimenti e tentativi di dire a chi comanda la struttura noi ci siamo, e fare in modo che i lavoratori possano lavorare in una maniera più serena e evitare che ci siano danni proprio alla struttura, che è preziosa e la conosciamo tutti. La polemica è scoppiata domenica scorsa, 1 ottobre, quando la Reggia di Caserta è stata il terzo monumento più visitato d'Italia nella giornata gratuita. 17.000 ingressi in un solo giorno a fronte dei 31.634 visitatori del Colosseo e i 27.180 di Pompei. La patina d'oro che ricopre i mobili e parti delle pareti risulta asportata in più punti nella sala del trono e le mattonelle di pregio sarebbero saltate ovunque, questa la denuncia di alcuni lavoratori della Reggia. Mauro Felicori, il manager bolognese alla guida della Reggia di Caserta, interviene prontamente e smentisce: escludo che domenica scorsa vi siano stati danneggiamenti. È vero che lo stato di conservazione del monumento e del parco è da molti anni carente, ma sottolineo, domenica scorsa non mi risulta sia successo nulla di particolare. La Reggia conta una crescita di visitatori impressionante, con incassi aumentati del 72% già nel 2016. Prendendo in considerazione il mese di febbraio e maggio, gli ingressi sarebbero triplicati. Ma la guerra interna alla Reggia continua anche sui social, dove il direttore Felicori è molto presente e da tempo ha manifestato la difficoltà di gestire tanti turisti. Bisogna garantire la visita a tutti per la direzione, ma non è facile gestire problemi di ordine pubblico per le lunghe file che si creano. Si pensa ora ad un numero chiuso, ma intanto annunciano battaglia gli stessi sindacati, che avevano accusato Felicori al suo insediamento di lavorare troppo, perché si tratteneva in ufficio nelle ore serali e notturne in cui il monumento è chiuso al pubblico. Allora, il caso Green Hill, allevamento chiuso nel Bresciano per maltrattamenti sugli animali, si chiude con la pronuncia della Cassazione che conferma le condanne. I cani dell'allevamento Green Hill a Montichiari nel Bresciano venivano maltrattati e lasciati morire spesso dopo grandi sofferenze, una realtà riaffermata dalla Cassazione con la conferma delle condanne già stabilite dal Tribunale di Brescia in primo e secondo grado per i vertici della struttura di una multinazionale americana dove venivano allevati i cani destinati alla sperimentazione. 1 anno e 6 mesi per il veterinario Renzo Graziosi e per il gestore Ghislaine Rondeau e 1 anno per il direttore Roberto Bravi. Per tutti l'accusa è maltrattamento e uccisione di animali. Nel 2012 la Procura di Brescia mise i sigilli a questo allevamento e 2.636 beagle vennero sequestrati, dopo che da mesi gli animalisti denunciavano le condizioni disumane e la destinazione di questi animali. Fu proprio un loro blitz in cui vennero liberati molti cani a mostrare in quale stato fossero tenuti. Una battaglia culturale, l'affermazione di principi di civiltà, dice il PM Ambrogio Cassiani, che portò a processo i vertici. Durante
durante le udienze è emersa una realtà agghiacciante: oltre 6.000 cani morti tra il 2008 e il 2012, e venire uccisi a Grinil era addirittura un lusso, come denunciò l'avvocato della LAV Carla Campanaro. Più spesso infatti gli animali venivano solo lasciati morire, cani tenuti perennemente in cattività e in pessime condizioni igieniche, ammansiti appendendoli a un'imbragatura per fargli perdere conoscenza. Dopo il sequestro i beagle vennero affidati a famiglie che raccontano come questi animali fossero storditi dalla luce del sole, straniti dall'erba che non avevano mai visto, molti di loro malati. Il PM ha fatto acquisire messaggi di posta elettronica in cui il rappresentante legale di Grinil chiedeva all'FBI di spiare gli animalisti temendo la presenza di infiltrati nella struttura. Una vicenda che non ha precedenti in Europa per il numero di animali coinvolti. Uno spartiacque perché dopo questa vicenda scioccante nel 2014 fu approvato il decreto legge che vieta l'allevamento di cani per la sperimentazione. Le condanne ai vertici della struttura sono definitive, ma resta aperto un altro troncone giudiziario. Il 22 novembre andranno a processo a Brescia due veterinari dell'azienda sanitaria locale e tre ex dipendenti dell'allevamento. Nel primo procedimento era emerso come la ASL avesse la prassi di avvisare prima di compiere ispezioni. Deve invece ancora essere fissata l'udienza per 12 animalisti già condannati in primo grado per rapina, lesioni e resistenza pubblico ufficiale per il blitz del 28 aprile 2012, quello che portò alla liberazione dei 2.636 beagle. E allora adesso, ai margini di uno scontro che vi abbiamo raccontato, quello tra la Catalogna e Madrid, c'è anche una vicenda di cui si sta discutendo, quella che riguarda il calciatore Piqué, indipendentista, ci ha messo la faccia, ha dichiarato appunto il suo sostegno all'indipendentismo della Catalogna e questo ha generato non poche polemiche e critiche. Poco fa Piqué ha detto: io sono orgoglioso di giocare con la Spagna e darò il massimo. Non poteva essere diversamente. La crisi provocata dal referendum indipendentista in Catalogna ha fatto il suo rumoroso ingresso anche sui campi di calcio. Un primo assaggio lo abbiamo avuto domenica scorsa col Barcellona, costretto a giocare contro il Las Palmas a porte chiuse al Camp Nou. Ma ora l'appuntamento è a venerdì, quando la nazionale spagnola sarà impegnata per le qualificazioni al Mondiale 2018. Quella di dopodomani contro l'Albania sarà anche la presenza numero 90 con la nazionale di Gerard Piqué, da sempre a favore del movimento indipendentista. Per questo il difensore del Barcellona è già stato fischiato dai tifosi in occasione di Spagna-Italia e ora si profila per lui l'addio alla Roja. Le dichiarazioni pubbliche a favore del referendum per l'indipendenza della Catalogna, unite alla sua presenza al seggio domenica scorsa, hanno reso pesante il clima intorno a Piqué. Al limite dell'aggressione fisica da parte del pubblico presente nel centro sportivo di Las Rosas, dove è in preparazione l'incontro di Alicante. Insulti, fischi e striscioni offensivi l'hanno inseguito durante l'allenamento a porte aperte di lunedì. Aria pesante anche nello spogliatoio, come dimostra il mutato atteggiamento di Sergio Ramos verso l'ormai ex amico. Il primo, stella del Real Madrid e capitano della Spagna, a luglio si era schierato al fianco del catalano, chiedendo ai tifosi del Real di non fischiarlo quando vestiva la maglia rossa. Ieri invece c'è stato un duro confronto tra i due. Ramos aveva già avvertito Piqué che certi suoi tweet non contribuivano certo a calmare gli animi. In una recente intervista Piqué in lacrime si è detto pronto a fare un passo indietro se la sua presenza avesse privato l'ambiente di serenità e concentrazione necessarie per volare al Mondiale di Russia. Al CT Lopetegui è toccato gettare acqua sul fuoco. Non vedo perché un campione come Piqué non dovrebbe essere convocato, ha detto, al di là di ogni schieramento politico. Vero, ma il timore di una spaccatura del gruppo esiste, come del resto esistono le preoccupazioni per la futura permanenza nella Liga dello stesso Barcellona. Intanto Sergio Ramos ha ribadito la distanza dagli indipendentisti con un post su Instagram che lo ritrae in due foto mentre celebra un gol con le maglie di Real Madrid e Spagna. Sullo sfondo i confini geografici del paese colorati di giallo e rosso sormontati dalla corona. Un messaggio fin troppo chiaro a tutta la Spagna, ma soprattutto a Piqué, col quale venerdì si ritroverà ancora una volta fianco a fianco per difendere l'onore sportivo di un paese intero, per ora ancora unito.
E allora, ieri vi abbiamo dato conto del Nobel per la fisica, oggi è stato assegnato quello per la chimica a Jacques Dubuchet, Joachim Frank e Richard Anderson per il loro contributo allo sviluppo del microscopio criomolecolare che raffigura le biomolecole in 3D, una tecnica rivoluzionaria sviluppata dai tre scienziati che ha permesso l'esplorazione tridimensionale delle molecole della vita. Il microscopio crioelettrico consente di congelare i movimenti biomolecolari e raffigurarli a livello atomico. Questa tecnologia rende più semplice il processo di cattura delle immagini biomolecolari e la visualizzazione delle proteine a una risoluzione atomica. È davvero tutto per oggi, l'informazione torna alle 20, ma adesso c'è Tagadà. Buona giornata.